partita sta per cominciare, una partita importante, ricordiamo ai nostri telespettatori la finalità di questa iniziativa. Allora, abbiamo voluto come ufficio sport collaborare anche noi a questa settimana dei poveri che si è celebrata in diocesi. Ora, come evento conclusivo della settimana volevamo proporre, vedo che ci stiamo riuscendo, speriamo fino in fondo, proporre con la partita della solidarietà per coinvolgere un po' gli amici immigrati che sono ospiti nelle case di accoglienza a Cerreto, a San Lorenzo Maggiore, a Frasso, poi volontari dell'AMASIT, l'associazione Mariana Diocesana, e ci vogliamo divertire in nome dello sport. Don Domenico, speriamo di non essere poveri di risultato, di essere bravi in campo. Beh, ce l'auguriamo, anche se sono decenni che non diamo più un calcio a un pallone, ma un calcio alle disuguaglianze, alle povertà, ci sforziamo di farlo quotidianamente attraverso la nostra azione quotidiana. Siamo a conclusione di una settimana molto bella, che ha visto coinvolte tutte le parrocchie della diocesi, soprattutto nelle foranie, un evento di collaborazione tra le diverse realtà che ha portato molto frutto e molto bene. Il Papa anche oggi ha detto delle belle parole, ascoltiamo il loro grido, il grido dei poveri. Infatti ieri siamo stati in diocesi con il Vescovo e abbiamo avuto la manifestazione diocesana soprattutto sulla povertà. E il Vescovo ha invitato le persone che vivono purtroppo la povertà della disoccupazione. Abbiamo avuto un pranzo organizzato dalla Caritas e anche dalla diocesi insieme al Vescovo ed è stato un bel momento di solidarietà. Da quanto tempo non scendevate in campo? Penso più di 5-6 anni veramente. E oggi tra l'altro deve recuperare una partita alla Spezia, ma poi perché il giallo-rosso è, diciamo, rosso colore del cuore, giallo colore del sole. Cosa significa per voi questa iniziativa? Ma questa iniziativa si inserisce al termine di questa settimana diocesana per i poveri. Abbiamo ieri avuto la grande gioia di presentare il dossier delle povertà, gioia perché è a livello regionale questa presentazione del dossier, e a conclusione di questa settimana praticamente abbiamo pensato insieme anche al direttore per l'ufficio del tempo libero, sport e turismo di organizzare questo triangolare di solidarietà. In un giorno dedicato alla povertà, non solo, in un fine settimana, direi oggi significative anche le parole di Papa Francesco. Certo, molto importanti le parole di Papa Francesco che non fanno altro che rinfrancare il cuore e dare un motivo di speranza, perché abbiamo bisogno di queste parole per continuare ad andare avanti, ma soprattutto per fare le nostre opere buone. In quale squadra giocherai? AMASIT. Il ruolo lo sai già? No. Come vi siete allenati? Come vi siete preparati? È la prima volta, quindi. Perché essere qui oggi? Per divertirci insieme e fare una nuova esperienza. Cosa ne pensi di questa iniziativa? È stata una bellissima iniziativa, soprattutto da parte dei sacerdoti, dei migranti, e siamo qui per divertirci. Siamo qui a Telese per una importantissima iniziativa. È fondamentale questa partita di solidarietà, soprattutto per un discorso di integrazione e di attenzione alle fragilità. L'attenzione alle fragilità è uno dei cavalli di battaglia del progetto DIT, che è in collaborazione tra la Caritas Diocesana di Cerreto e la Cooperativa Sociale di Comunità ECARE, e si occupa tra le varie cose anche dell'integrazione dei ragazzi migranti che abitano sul territorio. Non a caso siamo in compagnia di? Lui è Momodou, è con noi, è uno dei ragazzi che collabora al progetto, è di origine gambiana e ha 30 anni e stasera sarà il capitano della squadra. Yeah, we are prepared for this match because we were fully informed early and and we are happy to be here and socializing with the people here. Now. Ha detto che loro non hanno fatto un vero e proprio allenamento perché si mantengono in allenamento costante, nel cortile di Santa Rita spesso li trovi a giocare, e che sono contentissimi di essere qua, ma soprattutto di condividere questa giornata con tutte le altre persone che giocheranno assieme a loro. Come si trovano qui nel San?
It's nice here. We are happy here. The people here, they are all friendly and nice people to us. Since we've came here, we haven't had a problem with anyone, and it's nice here. We love being here. Ha detto che sono molto contenti, che gli piace vivere qui, che le persone sono molto amichevoli, non hanno mai avuto alcun tipo di problema e che sono veramente contenti di far parte di questa comunità. Puoi chiedere se vinceranno secondo lui? Yeah, 100%. Sì, ne sono sicuri. Per chi tifiamo, signora? Quelli, come si chiamano là, quei giovani? Parroci? Sì, tutti parroci. Io per l'AMA, sì, sono costretta. Io tifo per i preti. Preti? Non per la tua squadra. No, preti solo. La squadra dei preti, perché c'è mio zio. Io penso sempre alla squadra dei preti. Perché? Secondo voi hanno una benedizione particolare? Certamente, sicuramente. Every night when you go sleep, calcio alle disuguaglianze con una partita della solidarietà. L'evento sportivo organizzato dalla diocesi di Cerreto Telese Sant'Agata dei Goti e coordinato dalla Caritas si è tenuto lo scorso 18 novembre nell'ambito della giornata mondiale dei poveri. Triangolare di calcio a 5 presso il Palafoschino di Telese Terme, coinvolte tre formazioni, la squadra dei volontari, dei migrantes e la squadra dei preti, con la partecipazione del vescovo Don Mimmo Battaglia. Una giornata dedicata allo sport, ma soprattutto alla solidarietà. Una giornata importante, ritengo fondamentale, soprattutto per chi scendere in campo, che sono i preti che sfidano praticamente i migranti. Un momento importante per il territorio, non solo per Telese, ma per l'intera Valle Telesina. Credo oggi più che mai si ha bisogno di essere solidali nei confronti delle persone che hanno più bisogno e sono sempre di più. Credo che non solo i migranti ma anche tantissimi nostri concittadini stanno vivendo un momento di grande sofferenza e quindi è importante parlarne ed è importante oggi questa giornata con questa partita. We'll be right back.
mi hanno coinvolto in questa partita, penso sia una bellissima organizzazione, il tutto, perché bisogna fare sempre solidarietà, è l'unica cosa che ci riempie il cuore. Che cos'è, soprattutto per te che comunque sei parte attiva in questa associazione, che cos'è per te la solidarietà? Aiutare sempre chi è in difficoltà, soprattutto chi è meno, ha meno cose di noi, che quindi non ci vuole tanto, perché c'è tanta povertà in giro che c'è da rattristarsi ogni volta che si esce, quindi nel nostro piccolo, se possiamo, è sempre giusto aiutare e fare qualcosa di buono per qualcuno. Dall'inizio della partita siamo già 2-0. Sì, molto felice per questo risultato. Ci potete presentare chi ha segnato? Angelo Ferrara. E chi altro ha segnato? È quello là, come si chiama? Riccardo? Riccardo Ciaburri. Ma si aspettava un talento di questo tipo? Non tanto. Siamo 2-0, è iniziata da pochissimo. Infatti. Per l'associazione è un buon risultato. State già perdendo. Purtroppo sì, però piano piano, noi siamo ancora in rodaggio, bisogna riscaldarsi prima. Avete fede, giustamente? C'è molta. Allora 2-0. Stiamo recuperando un po' di fiato, ma ce la faremo. Amasit, Edrese Terme. Il tuo nome? Riccardo. Riccardo, cosa significa per te questa iniziativa? È più che altro un divertimento, quindi come ha detto il mio presidente, siamo qua per divertirci, quindi... Ascolta, ma immagino che non sia la tua prima partita. No, questo la faccio dopo un parecchio tempo, quindi... Ci voleva un po' più di allenamento, secondo te? Sì. Allora, 3-1. Sì. Chi ha segnato? Uno io. L'altro quel ragazzo là, mi pare. Adesso no, due quello là. Ah,
Sì. Allora, stiamo andando bene, insomma. Cioè, è appena iniziata questa partita. Sì, 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 sì. Finito il primo tempo, il punteggio lo ricordiamo 5-1. 5-1 per i volontari dell'Amasit. I sacerdoti sono un po' in difficoltà, un po' affiatati e infatti ogni tanto fanno tanti cambi, però è bello vedere anche il nostro vescovo che gioca, i nostri sacerdoti che sono sportivi e non sono per niente come qualcuno può pensare, no? Si riferisce tanto alla chiesa e poco pratici al sociale, anzi abbiamo un esempio di chiesa in uscita oggi. Lo possiamo rifare? Sì, sì, adesso vinciamo. Però questa è anche una metafora della vita, certo. No, no, ma vinciamo. Ah, vinciamo. Vinciamo, sì, sì, sì. Assolutamente. Don Saverio, 5-1. Sì, stiamo carburando. Ma non ce l'aspettavamo questa cosa. Stiamo carburando perché siamo un po' come i motori diesel. Dobbiamo un po' riscaldarci e poi daremo il meglio di noi stessi. Però facciamo anche capire che nella vita questa può essere una metafora, si può perdere e si deve saper perdere anche, no? Sì, noi siamo abituati a perdere. Ok. Allora, come sta andando? Come sta andando? Stiamo perdendo, però non ti preoccupare, la fede vince sempre. Con chi ho il piacere di parlare? Con mister Vincenzo Federico Melillo. Allora, come si sta comportando questa squadra? Si stanno comportando bene, però Don Giovanni è un po' scarso. Ma nel risultato ci speri tu?
Io ci spero perché questa partita di beneficenza non è una partita di Champions League. E quindi regaliamogliela questa partita, se è di beneficenza. Abbiamo il piacere di avere con noi questo pomeriggio anche buonasera, sì, questa cosa va andava immortalata perché è una partita da speciale televisivo, quindi io ho il piacere di essere in vostra compagnia, ma io soprattutto vorrei sentire un po' i preti che hanno rimontato questo risultato, 7-6. Si stanno allenando i preti, prima non erano allenati, adesso stanno piano, si stanno prendendo. Thank you.
Triplice fischio, un applauso ai sacerdoti che hanno perso. Ricordiamo il risultato, giusto per farli rendere conto della disfatta, ok? Un applauso di beneficenza stanno facendo in questo momento, ok? Poiché noi vogliamo bene chi suda tanto, la squadra perdente, cioè la squadra dei sacerdoti, sfiderà adesso la squadra dei migranti, ok? L'avete vinto? Un tuo parere? È una bellissima partita, una bella esperienza e ci voleva. Una bella manifestazione? Sì, sicuramente. Da sicuramente un po' di pregio in più a tutta la zona. Visto che avete vinto, vogliamo dire ai perdenti di rifarsi in questo secondo match? Ma ci devono credere fino in fondo, è quello che ci insegnano loro, quindi è quello che devono fare loro. Saperci credere, bel gioco di parole, grazie. Ai guardialinee, dai, hanno un tuo parere. È una grande soddisfazione che nel mio paese si organizza ogni tanto una cosa per i giovani, per la comunità. Don Matteo, che non è una fiction, non è una fiction. Ha segnato veramente, sì, è vero. Tripletta. Cosa ne pensi? Sei stato autore di una tripletta? Veramente anche qualcuno di più di tre. Di più? Sì. Ah. Però abbiamo perso, quindi quando uno perde ha perso. Però avete un'altra partita per recuperare? Se vinciamo mi faccio frate. Questa musica mi fa paura. Questa è solo adesso della squadra giallo rossa. Pretes. Oggi ti onora questa squadra. Vabbè, però la voce di Albano è un poco più entusiasmante. Allora, rientrano le due squadre in campo, la squadra perdente della prima partita, quella, scusa, mi ha perso mentre... il futuro appartiene ai perdenti. Vabbè. Quindi mi raccomando, se il futuro appartiene ai perdenti, forza squadra di... E il presente invece, Don Mimmo, il presente a chi appartiene? Noi pensiamo al presente, noi, in questo momento a chi appartiene? È il presente. Ok. Sono tembrati, ce la possono fare. Continua questa frase, forse perché già hanno paura di perdere anche adesso. Già sanno quale sarà il perdente. Un applauso forte, signori, perché inizia il secondo match di questo pomeriggio. Squadra migrante contro squadra sacerdote.
però il perdente ricorre, capito? C'è convinzione. E la domanda è, li faranno neri? No, vabbè, dai, stiamo scherzando, siamo goliardici oggi. Vediamo come, Dopo mi prendono, mi riprendono, è il caso, è il colmo. Guarda. E non ci stanno impegnando. Bene. Venes, gracias. E a che minuto siamo? Cioè, questa è corruzione. Corruzione in campo. Oh, sì, ha detto... No, 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 aspetta, non so se è il momento giusto, però ci provo, Allora? Sono troppo distratti, non mi sta piacendo sta partita, anche per beneficenza. Sono troppo distratti, non mi sta piacendo questa partita, anche per beneficenza. Questo è il parere del mister. Quindi mi dicevi che se va male, che succede? Mi dimetto. Si dimette, ragazzi, Non so se è un bene o un male questa cosa. Sei proprio sicuro? Ci devo pensare, non lo so, cara. Dai, ripensaci, ripensaci. Tutto dico, ma è 5-0. E questo è soltanto il primo tempo. Ma è calcio a 5, sì, è calcio a 5, sì. Ecco perché calcio a 5, 5 alla volta. Vabbè, pensiamo ad altro, allora girate lo sguardo altrove perché c'è questa piccola parentesi che... Vabbè, dai, ci sta. Cioè, vogliono cercare di attirare l'attenzione, di guadagnare i punti diversamente. Cerchiamo almeno il giallo-rosso di farlo trionfare. Sa che è il colore. È il colore, è il colore. E infatti... Signori, questo è un 6-0. 6-0. Che cosa? 6-0? Non ricordiamo più. Ha detto, meglio non ricordarlo il risultato. Vabbè. Questa cosa che sta avvenendo in campo un po' come fa... che sta cercando di convincerli a perdere, Domenico. Si sta corrompendo, io lo dico. Gentile richiesta, vita. Oh, interessante. Facciamo un poco un applauso al gruppo dei sacerdoti, alla squadra, che questo momento è catartica, al contrario. Questa è la porta del mondo. Questa è la porta del mondo.
Ah, andiamo a vedere, aspetta, sentiamo, mister, dove vai? Allora, questo rigore? Sono contentissimo, questi preti sono grandiosi, però devono fare molto, molto, molto devono fare. Ricordiamo, siamo 7-1. Lo so, ma questi rigori sono più forti di noi, e noi sono la grinta, noi italiani, siamo forti ma non come loro fisicamente. Ce la possiamo fare, però possiamo recuperare? Sì, ce la dobbiamo fare per forza, forza, preti, forza giallorossi. Viva Don Giovanni, che è un bravo prete, intelligente, in gamba, serio e bravo. Vabbè, ha fatto questa campagna elettorale per Don Giovanni, vabbè. Vediamo. Oh. 7-1. Io non lo dico. Domenico, qua il fuoco, entra. È stato assendo, lo stiamo perdendo! Lo stiamo perdendo! Vabbè, un po' di ossigeno, va? C'è stato un altro punto. No, ma è inutile dirlo, c'è un secondo. Don Matteo, ma... Sì, più o meno sì. Niente. Fortuna dei Pretes, finisce il primo tempo. È finito? È finito, primo tempo. No preti, no cry. Cioè proprio palleggiano, guarda che fanno, guarda. Si stanno riscaldando. Con l'aiuto esterno, e in questo caso non di io ma di un fide esterno. L'aiuto da casa, no. L'abito non ha visto nulla. No, non ha visto nulla. Silenzio stampa. Don Matteo chiama l'espulsione. Arbitro, sii onesto, per favore. C'è l'espulsione poi. Poi Don Matteo, capito? E poi Don Matteo l'espulsione, ma chi è? Ai migrantes! Chiede pure. Ma come quelli, uguale, adesso. Allora, secondo io farei un applauso forte a voi dei Pretes, per la seconda volta perdono, mi piace prendere perché siamo dobbiamo prima. Gli ultimi saranno primi in questo caso, ma speranza, il futuro è di chi perde, il futuro è di Pretes. Ma ricordiamo adesso invece che cosa ci sarà? Tra poco che ci sarà un'altra partita? Un'altra partita ovviamente tra la squadra vincente del primo turno e dalla squadra vincente del secondo turno. Quindi si fa interessante. Sicuramente sarà interessante rispetto okay. A Pretes. Aspetta che io ho visto il mister.
Il mister dimissionario. Aspetta. Mister. Mister. Allora. Devo dire una cosa, che questi di colore sono molto forti. Spero che i preti fanno di più. Insomma, anche nella partita precedente però i preti non hanno dato il meglio, quindi indipendentemente dalla squadra non sembrava essere in perfetta forma la sua compagine. Purtroppo sono bravi, però se nella Matassi ho visto c'ho ragazzi giovani che sono molto più attenti, poi c'ho pure persone, i preti anche abbastanza grandi che hanno capito. Allora, per il mister ha inciso il dato anagrafico. Dato anagrafico, perché dice delle squadre molto più giovani, più. Questo sostiene. Ma non aveva detto che si rimetteva, scusa. Sì, ha detto che conferma la scelta. Ok. Sì. Grazie per la sua partecipazione. Però 15 giorni di tempo per ripensarci. No, quello è il lavoro. Ah, quello è il lavoro. Vabbè. Beh, questo non era un gol scontato, quindi 1-0 per i volontari contro i Galatas. Allora, che dici? È chiaro che 2-0... Ma non è detta l'ultima parola. Wow, 3-0 per i volontari. 3-0, e anche la tifoseria si sta facendo sentire, quindi questo dimostra che la partita merita, è combattuta e come. Chiama un cambio? Cambio. Piccola rimonta per i Migrantes. Pari, ok, bene, si riapre la partita, 4-3, 4 per i volontari, 3 Migrantes. Ti sei perso due gol adesso? Cioè, negli istanti che stavo qua. Quindi il vantaggio
6, eh? Partite finite, sicuramente ha vinto l'uguaglianza, la solidarietà. Abbiamo voluto tutti dare un calcio alle disuguaglianze, così come ci ha invitato il Vescovo per questa giornata mondiale dei poveri. I preti hanno perso, vuol dire che oltre alle Ave Maria che diciamo, dobbiamo giocare un po' di più a pallone. Ci saranno anche altri appuntamenti per i mesi a venire. E mi auguro che ci sia ancora più partecipazione, perché lo sport coinvolge sempre tutti ed è una cosa bellissima. Ricordiamo che il pubblico che ha assistito alle partite ha donato qualcosina per la Caritas, insomma una raccolta fondi con fini proprio di solidarietà. Sì, lo hanno fatto alle messe oggi, perché tutti coloro che hanno partecipato alle messe in parrocchia, nelle parrocchie della diocesi, lo hanno già fatto. Lo hanno voluto fare anche qui proprio per esprimere con la nostra fraternità verso tutti coloro che hanno bisogno di una mano.